Sono l'ingegnere Elisa Batti dell'Ordine degli Ingegneri di Modena del Consiglio e da anni seguo la settimana della bioarchitettura e della domotica e sono anche nel comitato in cui collaboriamo insieme a tutti gli ordini professionali per promuovere o proporre iniziative o il taglio particolare che la settimana ogni anno può avere. Quest'anno la settimana, visto che eh, ci, purtroppo nel Modenese ci siamo trovati con la tragedia del terremoto, tutta la settimana avrà mh, il taglio della ricostruzione e degli edifici che come dovrebbero essere fatti sia nel, nel rispetto del risparmio energetico sia nel rispetto delle costruzioni antisismiche. Questo fatto già oggi al primissimo interventi che sono iniziati da poche ore, eh, trovo Interessante questa. Questo fatto, cioè che i colleghi, tutti i progettisti, i direttori lavori, i responsabili dei comuni, sarebbe una cosa importantissima venissero a vedere questi esempi perché in questa occasione negativa sta venendo fuori che stiamo venendo tutti a conoscenza di nuove tecniche e nuove tecnologie per la costruzione. Quindi, in questo caso, nel Modenese sarà per la ricostruzione ma queste tecniche, queste tecnologie di alta efficienza energetica e di alta eh, rilevanza antisismica possono essere un'opportunità di conoscenza e di vedere già cose in corso di realizzazione o progetti che saranno fatti. Questa settimana sarà l'occasione per vedere delle sperimentazioni che si costruiranno, che di solito restano o nelle università o in giro per l'Europa. Poco fa si parlava di un edificio che è costruito in polistirene in una rete metallica che viene soprattutto realizzato in Giappone, in Inghilterra, eccetera. In Italia ci sono pochissimi eh, esempi. Questo sì, mi sembra molto interessante che tutti possiamo conoscere mh, nuove tecniche e nuovi modi per costruire.